Eccoci cari amici, giornata di qualità a livello proprio di clima. Non ero più abituato a vedere una partita della Juventus col sole, a maggior ragione a pomeriggio, con il lunch match di oggi, che la Juventus ha vinto per 2-0 contro Bologna, trascinata dai gol dei centrocampisti. Questo è un ottimo segnale. Arthur, molto fortunata la deviazione, e McKennie, che è come sempre ormai abituato a mettere il suo timbro in una gara che credo che la Juventus avrebbe meritato di vincere almeno con 4 gol di scarto. Adesso bisogna essere molto sinceri e razionali nelle analisi, però credo che oggi la Juventus abbia fatto il tipo di partita che doveva fare. Innanzitutto contava esclusivamente vincere per rosicchiare 3 punti al Milan e 2 all'Inter, e poi bisogna darsi un segnale per chiudere il migliore dei modi il girone d'andata e al tempo stesso per iniziare a proiettarsi nel migliore dei modi verso la trasferta di Genova, che aprirà quindi il girone di ritorno, che non vedrà protagonista Kulusevski perché ammonito, diffidato, salterà quindi la trasferta sotto la lanterna. È difficile oggi trovare qualcosa che non abbia funzionato nella Juve, magari ripeto, questo continuo gigioneggiare a livello di alcuni elementi, con, mi spiace soffermarmi però su di lui, però Bernardeschi sbaglia 2 gol clamorosi, sembra davvero che sia anche molto sfortunato, nel senso, io credo che poi nelle scelte oggi sia stato impreciso e abbia sbagliato le letture, però quando poi tutto ti va male solitamente la mala sorte si accanisce ancora di più, quindi credo che oggi Bernardeschi sia stato l'unico insufficiente assieme a Cristiano Ronaldo. Non mi è piaciuto, ma non tanto per il gol sbagliato nel finale, dove Skorupski, il migliore del Bologna, aperta parentesi 7,5, fa una bella parata, però credo che nelle ultime battute Cristiano già da qualche partita sia, da un punto di vista fisico, non al top, lo si nota palesemente. Probabilmente avrebbe anche bisogno di rifiatare, lo farà sicuramente in Coppa Italia mercoledì contro la SPAL. Quando non ne cambi devi gestire anche Alvaro Morata, che oggi è partito dalla panchina, però devi anche cercare di andare all'insegna della continuità. E Ronaldo oggi a livello proprio di performance non mi è piaciuto. Mi è piaciuto molto invece Bonucci, credo che oggi abbia rasentato pressoché la perfezione, sia stato a tratti anche l'anello forte di una retroguardia, che da quando ha Quadrado, che oggi è stato anche, se vogliamo, a tratti a ruffone, però poi quando è salito di tono ha fatto fare un gol a McKennie con un angolo ben battuto, poi ne avrebbe potuti far fare altri 3 o 4 i suoi compagni. Insomma, con Quadrado è un'altra difesa, perché ha altri punti di riferimento, ne ha uno che ha fatto 8 assist in stagione. Credo che davvero il colombiano stia vivendo la miglior stagione della sua carriera. Una sola partita sbagliata, quella contro la Fiorentina, che è costata poi un brutto Natale a tutti i tifosi bianconeri. Però è umano anche il colombiano, che già aveva fatto una grande performance in Supercoppa italiana, e anche oggi mi è piaciuto molto, così come anche lo stesso Chiellini, pur non facendo cose trascendentali, affidandosi anche all'esperienza, vedi il cartellino giallo. Credo che alla quarta partita in 12 giorni, considerando la prima parte di stagione che ha avuto con infortuni su infortuni, auspicare che Chiellini potesse fare queste prestazioni, credo che fino a qualche settimana fa avrebbe rasentato l'utopia. Le sta facendo, e questo è importante per la Juve, sia per il rientro di De Ligt che per il rientro di Demiral. Entrambi, tra l'altro, poi oggi hanno già messo minuti nelle gambe, Demiral proprio le battute iperconclusive di questa gara. Ha rischiato un pochettino la Juventus, soprattutto poi con i suoi stessi calciatori, era accaduto con Chiellini in Supercoppa, e questa volta Szczęsny ha dovuto fare un miracolo su Quadrado, parata tra l'altro pazzesca, bellissima, e che fa capire come il polacco sia davvero un portiere di grande affidabilità, perché nelle grandi squadre i grandi portieri si vedono quando vengono chiamati in causa poche volte, ma si fanno sempre trovare presenti, e Szczęsny in questo credo che abbia pochi rivali su intera scala internazionale. Benissimo Arthur, che credo che qualora dovesse trovare la continuità di rendimento a livello anche soprattutto fisico sia sicuramente il miglior centrocampista bianconero, ma bene anche Bentancur, che nelle ultime due partite comunque è apparso nettamente in crescita. Ora abbiamo capito come questo centrocampo solitamente faccia un passo in avanti, 4 indietro, poi di nuovo uno in avanti, poi altri 2 indietro, però cercare di stabilizzare per il momento con l'effettiva disposizione, non potendo attingere dal mercato, non avendo le risorse per poterlo fare già a gennaio, ecco, auspicare che Bentancur e Arthur crescano assieme deve essere la chiave primaria. Ma d'altro canto abbiamo compreso, ragazzi, come questo debba essere il centrocampo titolare, perché McKennie garantisce equilibrio e gol e inserimenti tra le linee, mentre Bentancur e Arthur a livello di caratteristiche
sono due giocatori abbastanza complementari e che possono crescere ulteriormente di tono. Qui bisogna un po' cercare di premere sull'acceleratore e dare continuità a questi ragazzi e fare in modo che facciano 4-5 partite laddove fosse possibile assieme, per affiatare i meccanismi, per trovare una coralità che credo che al momento debba rappresentare poi il punto di riferimento e l'obiettivo da centrare per Andrea Pirlo. Ora, non dico che si debba tornare a parlare di scudetto, anche perché la Juventus io non l'ho mai, quantomeno personalmente, ritengo che all'interno di un cammino così balbettante solitamente sia difficile che poi si vincano gli scudetti, se fai sei pareggi e due sconfitte nel girone d'andata. Però ai tempi del Covid tutto è possibile, a maggior ragione se le altre non prendono il largo. E quindi ieri abbiamo visto come candidamente Inter e Milan abbiano avuto un po' il braccino, e quindi gioco forza con la Juventus che deve recuperare ancora una partita in campionato. Sei lì e quindi devi auspicare di fare un girone di ritorno più continuo, con tanti scontri diretti in casa che ti possano portare a cercare un'impresa, perché qualora poi la Juventus dovesse mai mettere le mani su questo scudetto, beh, a quel punto chiudiamo tutto, perché neanche concedendo un girone d'andata agli avversari significherebbe di poter essere battibili. Quindi però non bisogna volare tanto in là con la fantasia. Sicuramente i tifosi juventini si devono anche godere queste belle giornate. Oggi la Juve credo che abbia fatto, dai, una buonissima prestazione, soprattutto abbia fornito segnali interessanti per il prosieguo. Ecco, questo era importante non sottovalutare un Bologna che sa fare non tantissime cose a livello tattico, ma fatte bene, perché ha un allenatore granitico, un allenatore che poi fa della coesione il suo credo calcistico. E oggi la Juventus, salvo un paio di sbandate che però possono essere anche fisiologiche all'interno di un calcio offensivo e dispendioso, credo che tranquillamente sia riuscita a ottenere questi tre punti, che significano davvero tanto. Alle porte c'è anche l'ultima settimana di mercato, parateci come sempre, il pre-gara ha fatto un po' di pretattica, quindi io credo che alla fine della fiera una punta arriverà. Tra l'altro la Juve si presenterà a Genova davvero con due attaccanti, solo con Cristiano Ronaldo e Morata, perché Dybala lo rivedremo a febbraio, come vi ho detto prima, Kulusevski, essendo diffidato, ammonito, salterà la sfida contro gli uomini guidati sapientemente da Claudio Ranieri. Niente ragazzi, dai, vi faccio vedere anche un po' l'esterno dello stadio. Giornata che sembra quasi primaverile, ma forse siamo talmente abituati alle gare serali e al ghiaccio che anche questo ci può sembrare anche un pochettino, no? Un clima quasi da vacanza, però va bene così. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate qui sotto di questa partita, scrivetevi anche i vostri voti perché solitamente non combaciano con i miei, questo è anche il bello poi dell'opinabilità della materia. Un caro abbraccio dallo stadio, Juventus batte Bologna 2-0 e accorcia in classifica, e questo è davvero molto molto importante. Un abbraccio.